Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video andiamo a risolvere 5 test d'ingresso alle facoltà universitarie. Sono relativi alla disciplina fisica, più nello specifico ciò che orbita intorno al concetto di campo magnetico. Partiamo con il primo. Pascal, baria, watt, tesla. Sono unità di misura. Di cosa? Vediamo le cinque alternative. Una di queste è pressione, due di potenza, una di induzione magnetica. Alternativa B, tre riguardano la pressione, una la potenza. C, due pressione, due potenza. D, due pressione, una potenza, una induzione magnetica. E due pressione, due induzione magnetica. Quindi si orbita intorno a pressione, potenza e induzione magnetica. Ne abbiamo 4, quante di ciascuna categoria? Beh, vediamo di andare ad analizzarle. Allora, per quanto riguarda la prima che mi salta in mente è il Pascal, l'unità di misura Pascal. Pascal lo si introduce quando si incomincia a studiare il concetto di pressione come rapporto tra una forza che perpendicolarmente incide su una certa superficie. Forza newton, superficie metri quadri. Un newton su un metro quadro, un pascal. Quindi il pascal riguarda la pressione, quindi qui ci siamo. L'altra unità di misura che su cui subito ho buttato l'attenzione è il watt. Ecco, si introduce il concetto di watt quando si inizia a parlare di potenza, potenza un po' in generale, quindi il rapporto tra una certa quantità di energia e l'intervallo di tempo in cui essa è impiegata, utilizzata, o se vogliamo il rapporto tra il lavoro associato a quella quantità di energia e l'intervallo di tempo. In termini di unità di misura, lavoro o che sia energia, joule. Intervallo di tempo in secondi, joule fratto secondi, watt, quindi un watt, un joule al secondo. Quindi una è sicuramente pressione, l'altra è sicuramente potenza. Il bari è meno comune, anzi poco utilizzato, ma non nel sistema internazionale, ma il GGS, il bari è il rapporto tra una forza e una superficie, quindi riguarda una pressione. Più nello specifico, un bari è quando una forza che ha un'intensità di un dyne è applicata su una superficie di un centimetro quadrato. Si può ricavare che un baria è pari al rapporto tra un grammo, essenzialmente, quindi si fa riferimento alla massa, diviso il prodotto tra una lunghezza espressa in centimetri e un tempo espresso in secondi al quadrato. Comunque, baria pressione, poco nota, ma. L'unità di misura invece, il Tesla, deve essere noto agli studenti che comunque concludono un percorso di scuole superiori. Si comincia a parlare di Tesla quando si va a valutare gli effetti di un campo magnetico costante, gli effetti in termini di forza che un campo magnetico costante indicato con B è in grado di esercitare su una carica elettrica Q, che si sta muovendo con una certa velocità v. Sen alfa è sostanzialmente è quel termine che ci richiama l'angolo tra la direzione del vettore campo B e la direzione del vettore velocità. Non sto troppo approfondendo qui. Quindi in questa prima battuta si può pensare che B, il campo magnetico, è il rapporto tra la forza, che tra l'altro è la forza di Lorentz, e carica per velocità seno dell'angolo alfa. Quindi da questa relazione, che è l'espressione della forza di Lorentz, ricavo B, dividendo entrambi i membri per Q carica, V velocità della carica e seno dell'angolo. Dimensionalmente, quindi, forza newton, carica coulomb, velocità metri al secondo, seno è adimensionale, così come coseno e tangente. Ecco, volendo però ripensare, guardiamo lì a denominatore, coulomb per metri fratto al secondo. Ripensarli come coulomb fratto secondo per metri, il rapporto coulomb fratto secondo, quanta carica coulomb secondo in un secondo nell'intervallo di tempo, questa è
Il rapporto Coulomb secondo ci porta all'unità di misura ampere, quella relativa all'intensità di corrente. Allora, letta in quest'ottica, un Tesla è pari al rapporto tra newton, ampere e metro. Quindi possiamo pensare che, diciamo, su un filo lungo un metro, materiale conduttore lungo un metro, per comodità pensiamo a un filo, in cui scorre una corrente di intensità 1 ampere, un campo magnetico di un Tesla esercita una forza di un newton. Ecco induzione magnetica. Non sto andando troppo nello specifico, Però letta in questi termini, vi è un legame tra l'intensità del campo magnetico, Tesla, e quella che è l'induzione, cioè le cariche in moto, volendo proprio semplificare. Quindi tiriamo le somme, cosa siamo arrivati a dire? Che abbiamo due termini, due unità di misura che riguardano la pressione, vedi il Pascal e il Baria, uno Tesla che può essere pensato in termini di induzione magnetica e poco prima avevamo visto il Watt, unità di misura della potenza. Tra le alternative corrette, quella da individuare è la D. Passiamo al prossimo. Quesito che riguarda un concetto base, cioè una cosa che già all'inizio dello studio dell'elettromagnetismo si va a considerare. Calamita che attira pezzetti di limatura di ferro. Perché? Perché induce un momento di dipolo magnetico nei pezzetti di ferro? Perché il ferro è un buon conduttore elettrico? Perché il campo gravitazionale diminuisce intorno alla calamita? Perché induce delle cariche elettriche nei pezzettini di ferro, la calamita fa questo, oppure per le particolari proprietà magnetiche dell'aria. Allora, andiamo un attimo a vedere i vari punti. Ho letto l'ultimo, parto dall'ultimo, particolari proprietà magnetiche dell'aria. Gli effetti magnetici, le interazioni, campi magnetici, cariche elettriche in moto. Cariche elettriche in moto che generano campi magnetici possono avvenire nel vuoto, quindi non c'entra niente con le proprietà magnetiche dell'aria. Sì, possono avere qualche implicazione, ma non da considerare. Il punto D dice induce delle cariche elettriche nei pezzettini di ferro. Ora si presume che il ferro sia neutro, quindi abbia certo delle cariche elettriche, positive, protoni, negative, elettroni, ma le induce? Cioè porta a un trasferimento di carica in qualche modo? No, non è questo che avviene. Non c'entra niente neanche il campo gravitazionale, va a diminuire intorno alla cavità. Il campo gravitazionale non è che cambi, semmai il campo magnetico terrestre si somma al campo magnetico della calamita, ma se parliamo di campo gravitazionale, quindi legato alle forze peso, alle forze attrattive, no, non ci sono effetti su questo. Che il ferro sia un buon conduttore elettrico, nì, è un conduttore, un metallo, ma non è pari al rame, ad esempio. Il discorso legato al momento di dipolo magnetico nei pezzetti di ferro, eccola qua, cioè cosa succede, aiutiamoci col disegno. Il ferro, in quanto materiale ferromagnetico, risente del campo magnetico, quindi di questa capacità di perturbare lo spazio circostante che la calamita produce intorno ad essa. E i pezzettini di limatura di ferro si comportano come un dipolo, doppio polo magnetico, uno sud, uno nord, che ruotano, ecco il momento, che ruotano allineandosi con le linee di campo magnetico. Sud verso il nord, nord del pezzettino di limatura verso il sud, il polo sud della calamita. Quindi è dipolo magnetico, un allinearsi con direzione tangente alle linee di campo magnetico. L'alternativa corretta generata dalla calamita. L'alternativa corretta è la A. Vediamo un pochino il terzo test. Intorno ad un filo metallico, nelle sue vicinanze, percorso da corrente elettrica, cariche elettriche in movimento, si stabilisce che cosa? Certo, un campo elettrico, un campo gravitazionale, un campo di etere. Un campo magnetico, una differenza di potenziale elettrico. Filo metallico percorso da corrente elettrica. 1820 Oersted
ci ha insegnato che nelle vicinanze di un filo percorso da cariche in moto, quindi in cui scorre una corrente elettrica, magari diciamo la I di intensità costante, si va a generare un campo magnetico. Le linee di campo magnetico hanno forme circolari, quindi circonferenze, che si trovano su piani perpendicolari al filo, quindi il filo è perpendicolare a ciascuno di questi piani, linee chiuse. La direzione di queste linee di campo magnetico chiuse si possono determinare comodamente con la regola della mano destra, la seconda nello specifico, pensando di collocare il pollice allineato con il filo e nel verso convenzionale dove scorrono le cariche, le dita chiudono in fondo intorno al filo. E la direzione che prendono le dita nel chiudersi ci danno la direzione del campo magnetico. Certo, le cariche elettriche generano nello spazio circostante anche un campo elettrico. Quindi l'alternativa campo elettrico non è da scartare del tutto. Però riflettiamo sul fatto, questo vogliono, con questo quesito, che si pensi alle cariche in moto, cariche in movimento. Se fossero ferme, campo magnetico no. Se sono in movimento, sì, producono un campo magnetico. La legge di Biot-Savart, individuata qualche anno dopo, ci permette anche di determinare, volendo, l'intensità di questo campo magnetico. Quindi, per completezza, lo diamo. Questo è pari a mu con zero, che è la costante di permeabilità magnetica nel nuoto, diviso 2π per l'intensità di corrente fratto R, che è la distanza dal filo. Quindi l'intensità della corrente, scusate, l'intensità di campo magnetico è direttamente proporzionale all'intensità di corrente. Più intensa la corrente, più intenso, potente il campo magnetico, potente, passatemi il termine. Man mano che poi ci allontaniamo dal filo, quindi proporzionalità inversa, il campo magnetico si attenua. Però era sufficiente pensare al campo magnetico generato dalle cariche in moto. L'alternativa corretta è la D. Passiamo al prossimo test, anno 2000-2001. Una carica elettrica positiva ferma tra i poli di un magnete, quindi in una zona dove vi è un campo magnetico. Che fa? È attratta dal polo sud del magnete, è attratta dal polo nord, subisce una forza perpendicolare al campo magnetico, subisce una forza parallela al campo, non subisce alcuna forza da parte del magnete. Quindi, se è attratta dal magnete, che sia al sud o sia al nord, è attratta tramite una forza a distanza, quindi subirà una certa forza? È forse una forza perpendicolare alle linee di campo o parallela, oppure non risente di nulla? Già citato nel video di oggi, forza di Lorentz, che ci esprime quella che è la forza dovuta a un campo magnetico B su una carica elettrica Q, che si muove con velocità v. Forza di Lorentz come prodotto vettoriale tra qv e quindi il vettore v e il campo magnetico b. Quindi una forza che ha una direzione perpendicolare al piano generato da velocità e campo magnetico. Quindi il piano ove si trovano sia i vettori velocità che campo magnetico. Ma senza scendere troppo nello specifico, QVB, modulo visto prima, modulo della carica, velocità, intensità del campo magnetico in Tesla, seno dell'angolo. Ma ragazzi, ci vuole la velocità. La carica deve essere in moto, deve avere una velocità diversa da zero. Nel quesito ci viene detto Q, la carica positiva, è ferma, la sua velocità è zero. Quindi la forza dovuta al campo magnetico è nulla, nulla, il campo magnetico non esercita forza. L'alternativa corretta è la E. L'ultimo test ci porta ancora a pensare alle cariche in movimento. Una particella elettricamente carica, positiva o negativa, poco cambia, che si muove di velocità costante, quindi con velocità costante, attraverso una zona, una certa zona in cui è presente un campo magnetico. Cosa possiamo dire della velocità della particella? Viene forse bruscamente annullata? Subisce delle variazioni in modulo, ma non in direzione?
Variazioni in direzione ma non in modulo. Variazioni sia in modulo che direzione non subisce variazioni di sorta. Quindi carica in moto con una certa velocità V costante, quindi che si sta muovendo di moto rettilineo uniforme, entra in una zona dove vi è un campo magnetico. Cosa succede alla velocità della particella? Allora, aiutiamoci con questo schemetto. Se, per esempio, la particella entra con una certa velocità V, perpendicolare alle linee di campo, nel disegno recuperato dal libro di testo con cui insegno a scuola, abbiamo tutte queste belle X rosse che indicano che il campo magnetico è perpendicolare entrante alla pagina. V invece è parallelo al piano della pagina. La carica elettrica risente di una forza che è perpendicolare al vettore velocità. Quando, come in questo caso, il campo magnetico è perpendicolare al vettore velocità, o comunque dobbiamo considerare le componenti perpendicolari, la forza, che è quella di Lorentz, è perpendicolare al piano dove sta il vettore campo e il vettore velocità. Qui abbiamo vettore campo magnetico entrante, se volete usiamo la regola a mano destra, dita della mano, campo magnetico entrante, pollice, direzione del vettore velocità, perpendicolarmente a questo piano, quello del mio palmo, verso uscente dalla mano, perpendicolare, verso uscente, abbiamo il vettore forza. Pensiamo alle posizioni 1, 2, 3 là sopra, in cui può trovarsi questa carica. Cosa succede comunque, in particolare a partire dalla posizione 1? Che la forza è perpendicolare al vettore velocità. Forza perpendicolare al vettore velocità non compie lavoro in termini di moto di questa carica, non fa variare la sua energia cinetica, non cambia la velocità in termini di modulo. L'intensità della velocità non cambia. Ma questa forza, che ha una direzione certo perpendicolare a B e V, funge, e si può mostrare articolando un po' di più di ciò che, rispetto a ciò che sto facendo, che questa forza funge da forza centripeta per la carica che va a descrivere un moto circolare uniforme. Mi raccomando, se la velocità è perpendicolare al vettore campo magnetico. In questo caso, allora, il moto è circolare uniforme, è caratterizzato dall'avere una velocità in modulo costante che però cambia in direzione. Guardiamo per esempio nel punto 1 è verso destra, nel punto 2 è verso l'alto, no? Quindi segue la direzione tangente alla traiettoria circolare. Quindi la velocità non cambia in modulo, ma cambia in direzione, solo in direzione non in modulo. L'alternativa corretta è la C. Ok, detto questo direi che posso andare a concludere questo video. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere se avete domande, richieste, bisogno di ulteriori spiegazioni. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.